La mattina di sabato 14 settembre i frati minori di Gerusalemme raggiungono in processione l'ingresso del Santo Sepolcro, dove ad attenderli troveranno fra Stefan Milovic. È la festa dell'esaltazione della croce, un momento importante nella vita liturgica di questo luogo santo. Celebriamo oggi la festa dell'esaltazione della Santa Croce, che al Santo Sepolcro è una solennità, non solamente una festa. Tre sono le feste legate alla croce nel tempo bizantino, tre sono ancora oggi le feste legate alla Santa Croce. Il Venerdì Santo, naturalmente, celebrata sul Calvario, la festa dell'esaltazione, celebrata anche sul Calvario, e la festa di maggio, la festa dell'invenzione della Santa Croce. La festa dell'esaltazione della Santa Croce oggi ricorda anche la dedicazione della Basilica Bizantina, la prima chiesa che fu costruita qui da Costantino. I greci ortodossi oggi celebrano ancora questa festa come dedicazione della Basilica, mentre noi celebriamo la dedicazione della Basilica crociata. Celebriamo sul Calvario, il vicario custodiale presiede qui questa celebrazione. Al termine di questa messa, una processione si reca verso l'altare di Maria di Magdala e lì viene data la benedizione con la Santa Croce. Abbiamo due staurotheche, ossia reliquiario della Santa Croce che usiamo per le liturgie. Quello che usiamo oggi è una staurotheca bellissima del 1600 offerta dalla Francia. Con questa reliquia, quindi, il popolo sarà benedetto. Nella sua bellissima omelia, Fra Ibrahim Faltas ha toccato il tema della guerra a Gaza e ha ricordato che solo Dio ha il potere di trasformare la morte e la distruzione, cioè la croce, in un segno di vittoria e di vita eterna. Per questo la fede dei cristiani, anche se provata, in questo tempo si rafforza e si fa preghiera e impegno, perché vinca la logica della riconciliazione e della giustizia nel rispetto dovuto a ogni uomo. Ma la croce è un segno della morte, risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. E anche un segno di vittoria, la vittoria definitiva di Gesù. Per Gesù la croce è la vittoria definitiva. E da qui il Calvario, il trono dal quale lui regna anche il simbolo della vittoria, dell'amore sull'odio, del perdono, dell'umiltà sull'orgoglio. E noi oggi siamo stati tutti chiamati a giudire con Gesù, perché qui è la sua vittoria definitiva. Per noi un segno di vittoria, un segno di esaltazione, di gioia, perché Gesù ha vinto la morte. Magari che oggi anche questo spirito di Gerusalemme si fa agire, di risorgere dalla miseria alla risurrezione, alla pace, alla giustizia per tutto il mondo, è quello che vogliamo in questo momento. Cristo è morto sulla croce proprio per la salvezza di tutti. Noi celebriamo qui la redenzione di tutta l'umanità, non soltanto dei cristiani o dei cristiani cattolici, ma del popolo intero. Qui oggi vediamo nella Basilica cristiani, musulmani, ebrei, e attraverso il sangue che Cristo lascerà su questa croce ricordiamo questo fatto bellissimo della fede cristiana, che veramente il popolo intero è salvato da Cristo. Noi dobbiamo essere dei segni affinché tutti gli uomini possano prendere coscienza di questa salvezza che viene loro data da Cristo, in modo che loro possano essere salvati nell'amore.